comunicazione più autentica e umana nasce in famiglia, il primo luogo dove impariamo a parlare. È uno dei concetti espressi dal Papa nel messaggio per la 49esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, in programma il prossimo 17 maggio, sul tema Comunicare la famiglia, ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. In modo del tutto singolare, ma all'interno del cammino verso il sinodo ordinario della famiglia, Francesco sceglie l'icona evangelica della visita di Maria ad Elisabetta, legando così il saluto, la parola, al sussulto del grembo, in un dialogo che comincia prima di tutto nel corpo. E la famiglia resta sempre il grembo al quale torniamo, il luogo delle relazioni, della scoperta e della prossimità, nella quale sperimentiamo i limiti propri e altrui. A presentare il messaggio in sala stampa vaticana, Monsignor Claudio Mariacelli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Il Papa non è preoccupato della dimensione tecnologica della comunicazione, ma il suo messaggio verte soprattutto sulla dimensione umana della comunicazione. I media tendono a volte a presentare la famiglia come se fosse un modello astratto da accettare o rifiutare, da difendere o attaccare, invece che una realtà concreta da vivere, o come se fosse un'ideologia di qualcuno contro qualcun altro, invece che il luogo dove tutti impariamo che cosa significa comunicare nell'amore ricevuto e donato. Si tratta prima di tutto di una dinamica di comunicazione che all'interno della famiglia diventa scuola di perdono e di benedizione, anche quando, scrive il Papa, le famiglie sono separate tra loro, quando sembrano esserci buone ragioni per dire basta. È proprio allora che bisogna dire il bene e non il male, accogliere anziché combattere. Mauro Magatti, professore ordinario di sociologia all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. La novità per me è che il Papa è capace di mettere insieme i grandi problemi della società contemporanea, che sono il dialogo tra diversi, una comunicazione che non sia solo efficace ma che abbia a che fare con la verità della vita, con l'esperienza che ciascuno di noi ha dentro la propria famiglia, dove ci sono gli stessi problemi, le stesse questioni, e ci aiuta a riflettere sul fatto che comunicare è un'esperienza umana che si può avvalere o meno anche degli strumenti tecnologici, ma non si esaurisce mai appunto in una pura efficacia, ha a che fare col senso, con la vita, con l'esperienza dell'incontro. La sfida, scrive il Papa, è reimparare a raccontare, partendo dalla famiglia intesa non come un terreno sul quale combattere battaglie ideologiche, ma come una risorsa, un impegno che coinvolge soprattutto chi è un comunicatore. Certamente una comunicazione ha anche lo scopo di essere efficace, ma la comunicazione è sentirsi parte di una comunità, è sentirsi parte di una storia in cammino, assumersi questa responsabilità di mettere in relazione le varie parti della comunità. Da questo punto di vista la lettera di oggi è uno stimolo, non è un magisteriale nel senso che non dice esattamente che cosa si deve fare, ma invita anche chi fa questo lavoro a domandarsi quello che stanno facendo.